Trentesima edizione del Gay and Lesbian Film Festival di Los Angeles. L'Outfest quest'anno ha aperto con Vito, il documentario diretto da Jeffrey Schwartz, dedicato all'attivista per i diritti degli omosessuali e storico del cinema Vito Russo. Con il suo libro Lo schermo velato, i reading pubblici accompagnati dalla proiezione di estratti di film, Russo ha raccontato negli anni 70 e 80 il modo in cui venivano rappresentati gli omosessuali nel cinema del passato, la censura e la lotta dei cineasti progressisti. È morto di AIDS nel 1990. È stata una figura incredibile, il suo attivismo si colloca subito dopo Stonewall, con la prima ondata di moti per i diritti dei gay. Non ha mai pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato nell'essere omosessuale. Quest'anno l'Outfest ha reso omaggio a John Waters, regista della provocazione ed esponente di spicco del cinema indipendente americano degli anni 70. È fantastico, non ho mai ricevuto premi. Anche se io mi diverto quando tratto il mondo gay, sono felice che ne comprendano l'aspetto umoristico. Con Mississippi IM, Lance Bass ha coprodotto un documentario sulle lotte dei giovani omosessuali nei luoghi in cui è nato e cresciuto. È incredibile, soprattutto aver fatto nella mia città qualcosa del genere per mostrare ai miei colleghi quello a cui abbiamo lavorato per tanto tempo. I was born in Laurel, Mississippi. I am from the center of the Bible Belt. L'attore, diventato famoso come voce della boy band americana degli NSYNC, in cui c'era anche Justin Timberlake, racconta le fasi del suo coming out, divenuto di dominio pubblico nel 2006. Pretty much the mayor of Laurel, Mississippi. He was the photographer of the town. L'esperienza individuale diventa pretesto per il racconto di una generazione costretta a lottare con l'omofobia di un contesto sociale perbenista e conservatore. Presenti all'Outfest di Los Angeles dal 12 al 22 luglio, 147 film provenienti da 24 paesi.